Allora, buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti in questa serata in cui presentiamo la nostra lista di Alternativa Civica che si presenta alle elezioni comunali del nostro comune di Brandizzo, quindi anche tutti i candidati della nostra lista. Va via la voce. Vorrei cominciare dalle notizie che magari avete letto in queste settimane sui giornali e sui social network, notizie tendenziose riguardanti la mia persona. Nelle prossime settimane giungerà presso le vostre case una lettera di cui vi do una breve lettura. Io preferisco parlare a braccio, però questa lettera, queste poche righe ve le devo dire. Abbiamo subito un attacco mediatico atto a screditarmi davanti alla cittadinanza ed è stato attuato proprio nel momento in cui sono candidato alla carica di sindaco ed è stato realizzato in diverse fasi. La prima volta innescato con una lettera anonima inviata al sindaco, ma stranamente uscita dal comune. La stessa lettera anonima veniva poi inviata anche ai giornali e si rendeva nota una vicenda personale di qualche anno fa, quando a seguito di presunti comportamenti vessatori subiti in ambito lavorativo avevo presentato con altri colleghi due sposti in procura. In questi atti, trattandosi di esposizione di fatti, non è stato calunniato o colpevolizzato nessuno, contrariamente a quanto diffuso in maniera lesiva e distorta. C'è da precisare in particolare che questi accadimenti nulla hanno a che fare con il mio operato amministrativo per Brandizzo, che porto avanti ormai da ben 20 anni quest'anno, quindi sono davvero tanti, dal 1999, e non vanno in alcun modo ad intaccare la nostra lista, la mia candidatura e l'elezione mia e della nostra lista. Si è poi tentato di accostarmi a fatti di cui sono totalmente estraneo dopo una trasmissione televisiva ad una persona di mia conoscenza, sempre in ambito lavorativo, il quale sta già difendendosi nelle opportune sedi, smentendo tutte le accuse a suo carico tramite legali. Da queste notizie, nate col solo scopo di penalizzarmi nella competizione elettorale, sono stati creati articoli, titoli, locandine, chi li ha letti magari in queste settimane, in particolare dai giornali locali, in particolare uno che è La Nuova Periferia, in maniera artefatta e fortemente diffamatoria e calunniatoria, per i quali ho provveduto ad inviare ai giornali una nota in cui raccontavo gli eventi accaduti realmente, ma ovviamente, come sempre accade, quello che conta è fare la notizia e screditare le persone. Non è stata pubblicata alcuna notizia al riguardo, anzi si è continuato con le insinuazioni e le pubblicazioni di articoli in cui venivano volutamente omesse le mie difese. Lascio quindi a voi l'interpretazione di questi eventi e vi pongo una domanda. Chi trae vantaggio da questa situazione e quali interessi si sta tentando di proteggere? Questa è la domanda a cui vi lascio una riflessione. Ora cominciamo. Comunque, scusa Beppe, in merito a questa vicenda, per tutti coloro che avessero bisogno di ulteriori chiarimenti, siamo sempre disponibili nella sede di Via Torino 41, dalle 17:30 in avanti, ci trovate lì tutti i giorni e penso che sia sufficiente come manifestazione di disponibilità. Cominciamo ora con delle immagini e un video che ci fa vedere come Brandizzo oggi. Questa foto dei rifiuti è di ieri mattina nella strada al fondo al Decathlon. Questa è l'area fieristica che è praticamente così da 10 anni e abbiamo avuto un minimo di restyling in queste settimane, in particolare la spaltatura, perché tra pochi giorni si vota e quindi dopo una decina d'anni si fa qualcosa. E le strisce. E le strisce anche secondo me. È importante. Sempre l'area fieristica, il campo, la stagionata con gli odi e la schiacciata lì. Sì, è anche pericoloso prima di te.
tutti i giorni frequentano, le strutture sono in completo abbandono, arrugginite, staccionate, ormai inesistenti. E qui siamo dietro la scuola Bozzi e l'altro invece è il parcheggio della stazione. Ieri. Qui è piazza Carruala, l'ingresso della piazza. E l'altra è una foto tratta da un post di Cinzia, una nostra candidata, dove addirittura in un bel buco in via Primo Maggio, via Braida. In via Braida addirittura ha messo un pesce d'aprile, perché erano i primi di aprile. Ora vi proponiamo in apertura un video registrato da Rino Sinopoli, che anche lui è un nostro candidato, riguardante la viabilità Amazon, sulla quale in questi anni abbiamo tanto battagliato, e la risoluzione della rotatoria provvisoria è arrivata dopo tutte le polemiche anche riguardanti la viabilità, lo stato di pericolosità della zona. Siamo a Torrazza, stabilimento Amazon. Come potete vedere, tutti i parcheggi dello stabilimento, quindi anche quelli dei dipendenti, riservati ai dipendenti, sono stati realizzati tutti interamente all'interno dell'area recintata e quindi tutto a spese e interamente a carico dello stabilimento Amazon. Quello che vedete alle mie spalle invece è lo stabilimento Amazon di Brandizzo. Sono stati realizzati dei parcheggi all'esterno della struttura sul territorio comunale completamente fuori mano. Nessun cittadino brandizzese avrà mai motivo di venire a parcheggiare qua. Questo parcheggio sarà a tutti gli effetti a disposizione unicamente dello stabilimento Amazon. Se fossimo stati noi ad amministrare questo paese, avremmo ritenuto più giusto utilizzare i soldi in altri modi e far realizzare la struttura a carico dell'azienda. In questi 9 anni l'amministrazione uscente, quindi anche la giunta uscente che si ripropone per le prossime elezioni, non è stata capace di provvedere per tempo a realizzare le dovute opere in maniera definitiva, come invece è stato fatto a Torrazza, che le opere erano finite prima ancora dell'apertura dello stabilimento. Ora mancano i soldi per ultimare le opere e il comune ha già inviato una lettera ai detentori di quest'altro PEC che è ancora fermo, bloccato e non si sa nemmeno se partirà mai. Allo stato attuale ha inviato una lettera dove invita entro 30 giorni dal ricevimento della lettera a versare per intero la somma relativa agli oneri di urbanizzazione, che dovrebbe girarsi intorno ai 200.000 euro, vado a memoria, oppure in alternativa a realizzare a proprie spese la rotatoria in maniera definitiva, restituendo al comune la somma anticipata di circa 40.000 euro. L'ammontare della spesa per realizzare in maniera definitiva la rotatoria si aggira intorno ai 120.000 euro. Riteniamo profondamente ingiusto che delle persone che allo stato attuale non sappiano nemmeno se faranno mai partire questo progetto si trovino costrette ad affrontare una spesa ingente di questa entità, dove il comune ha avuto ben 9 anni di tempo per provvedere e non lo ha fatto. Rino in questi anni lo abbiamo conosciuto come esperto di rotatoria. Pensate che Alternativa Civica ha anche un canale YouTube, se andate a cercare appunto nel web, e fino a qualche settimana fa siamo molto seguiti in tutto il mondo, un video aveva addirittura 370.000 visualizzazioni. Ormai probabilmente quando si mette a rotatoria su Google esce in automatico Brandizzo. C'era Rino, non è che c'era una bella donna, c'era Rino. Appunto. Bene, ora cominciamo con Sabrina che vi illustrerà i 10 punti che avete trovato appunto sul vostro posto, che sono scritti nel volantino ed è una sintesi del nostro programma elettorale
programma elettorale che nei prossimi giorni cominceremo a distribuire sia nei vari gazebo che anche nelle buche di tutti i cittadini. Buonasera a tutti, mi chiamo Sabrina Altini e vorrei presentarvi in breve i punti del nostro programma che tratteremo questa sera. Come potete leggere dai volantini appunto che sono stati prima distribuiti e dai manifesti in giro per il nostro paese, noi ci proponiamo come la lista del cambiamento. Perché? Perché i candidati della nostra lista sono persone comuni che non hanno interessi personali nel territorio, ma tutti noi vogliamo cambiare quello che è Brandizzo da alcuni anni a questa parte. I punti che questa sera noi vogliamo affrontare sono la riqualificazione del territorio, dalle aree verdi alle infrastrutture. In particolare vogliamo prestare attenzione agli stabili che tutti i giorni accolgono i più piccoli della nostra comunità. Parleremo di sicurezza. Tutti noi vogliamo essere parte di un paese sicuro in cui poter uscire senza avere timore. Parleremo di ambiente, quindi di raccolta differenziata, di controllo ecologico urbano che noi attueremo istituendo le GEV, guardie ecologiche volontarie, ad un costo irrisorio, essendo un servizio messo a disposizione dalla città metropolitana di Torino di cui facciamo parte. Parleremo di scuole di giovani, in particolare ci soffermeremo a parlare del Centro Giovani, un progetto a noi molto a cuore, in quanto vogliamo che i giovani si sentano parte attiva della nostra comunità. Tratteremo di anziani e di assistenza alle famiglie in difficoltà, di lavoro. Parleremo di cittadinanza attiva attraverso l'istituzione del Question Time, che vi racconterò più tardi. Parleremo di innovazione. Metteremo infatti un wifi libero in modo da consentire a tutti quanti di potersi connettere anche nelle aree pubbliche. Ed infine parleremo di trasparenza e partecipazione. Noi siamo e saremo sempre a disposizione dei cittadini senza la necessità di prendere appuntamenti. Saremo presenti in comune, saremo presenti tramite social, saremo raggiungibili tramite email per rispondere a qualsiasi vostra domanda, accogliere qualsiasi vostro suggerimento e idea. D'altronde, alla fine, siamo tutti cittadini dello stesso paese e nessuno di noi ricorda un ruolo più importante. A questo punto lascio la parola agli altri candidati, i quali ognuno vi esporrà in maniera più precisa i punti del nostro programma. Grazie a tutti per l'attenzione. Sabrina si è anche dimenticata di dirvi che è la candidata più giovane della lista, ovviamente, quindi un incoraggiamento ancora. Partiamo con Nicola. Vai di là, Nicola, almeno alterniamo. Buonasera a tutti, sono molto emozionato perché non sono abituato a parlare al pubblico. Ho preso due appunti e vi... Microfono vicino. Mi chiamo Nicola Molinaro e sono nato e vivo a Brandizzo da 52 anni. Sono un operaio e ho due bambini, una bambina di 10 anni e un ragazzo di 23. Ho frequentato il corso di volontario Croce Rossa e sono attualmente un volontario della Croce Rossa. Quello che vorrei dirvi è che mi hanno insegnato tre parole e ve le dico, mi viene l'emozione a dirla perché sono tre parole importantissime. Ascoltare, aiutare e agire. Quello che noi faremo a Brandizzo sarà sviluppare e incentivare il volontariato. Perché Brandizzo sa dare molto ed è importante coinvolgervi e coinvolgerci in associazioni di volontariato, associazioni culturali del cinema, della musica, della letteratura e del teatro per portare Brandizzo, la nostra Brandizzo, anche al di fuori. Creeremo un forum delle associazioni per riconoscere pubblicamente il lavoro svolto. Promuoveremo e potenzieremo sul nostro territorio eventi dedicati allo sport, alla musica, come un festival della musica, al cibo, lo street food e tanto altro ancora. È nostra intenzione istituire una vera e propria festa delle associazioni, coinvolgendo oltre che i cittadini, i commercianti brandizzesi, per aiutare il nostro paese a rifiorire commercialmente. Detto questo, vi ringrazio e lascio la parola ad Antonio. Quelli che mi conoscono e anche le persone che non mi conoscono,
mi ripeto, buonasera a tutti. Allora, per, ringrazio le persone che sono intervenute, che sono presenti questa sera, che mi conoscono e non mi conoscono. Io mi chiamo Antonio Furpa, ho 62 anni e 40 anni che vivo a Brandizzo. E sono sposato, ho due figli e due gemelli di 27 anni. E ora leggerò alcune righe per evitare di essere dispersivo o ripetitivo e non togliere del tempo a chi mi seguirà, alla persona che mi seguirà. Allora, sono un dipendente con la qualifica di quadro di GE Aviation, la divisione leader mondiale nella costruzione di motori aeronautici di General Electric. Coordino e gestisco 25 giovani ingegneri che operano nell'ambito delle tecnologie industriali e sono dislocate nei tre siti italiani della società, Rivalta di Torino, Pomigliano d'Arco e Brindisi. Sono entrato di recente nella lista di Alternativa Civica, l'ho fatto perché ho conosciuto delle persone che vedete intorno a me, motivate al cambiamento e al rinnovamento di quella che è stata negli ultimi decenni l'amministrazione del nostro Paese. Un altro motivo che mi ha invogliato a propormi è che nessuna di queste persone ha interesse o attività ricollegabili al suo territorio, che possono generare conflitti di interessi. Lascio agli altri candidati l'elenco di tutte le cose che faremo se la cittadinanza ci darà la fiducia, ma ritengo opportuno porre alla vostra attenzione il degrado immobiliare e commerciale del nostro centro storico. Voglio anche evidenziare, che qui non si può fare a meno di far riferimento a rotatorie pericolose e altre inutili, la cattiva gestione della viabilità. E visto che risiedo in via di Nanni, ritengo doveroso citarla come estremo esempio. Questa via, come del resto tutto il quartiere che la attraversa, è stata progettata da un professionista esperto. È a larga 7 metri, è fornito di due marciapiedi e utilizzata solo da residenti. Non transitano mezzi pesanti né mezzi pubblici. Per 25 anni è stata a doppio senso di marcia con parcheggio da un lato. Non si sono mai verificati incidenti né fatte segnalazioni di pericolo. L'Odissea inizia 3 anni fa, quando questa amministrazione fa affiggere un comunicato in cui si avverte che la via diventerà a senso unico su richiesta di cittadini di via della Resistenza. La cosa non viene attuata a seguito delle giuste lamentele esposte al sindaco. Dopo circa sei mesi, però, la via diventa a doppio senso, senza parcheggi. Ora, da qualche settimana, è diventata a senso unico con parcheggi. Questo per, diciamo, raccontarvi o comunque evidenziarvi come viene gestita la viabilità nel nostro paese, no? A sensazione, a mode, a richieste, senza una logica ben definita, no? Penalizzando o comunque creando anche dei pericoli in questo contesto. Adesso voglio spendere qualche parola sulla raccolta rifiuti. Come sapete, già da anni viene attuata la raccolta differenziata. C'era stato promesso che questo avrebbe permesso una riduzione della bolletta. Ciò non è avvenuto, anzi c'è stato un aumento graduale fino a raggiungere ad oggi l'incremento del 40%. Da quest'anno, come avete notato, il ritiro della plastica viene fatto non più settimanalmente, ma ogni due, creando non poche problematiche agli utenti che sono costretti a tenersi la plastica sul balcone o in cortile per 15 giorni. In pratica la bolletta è aumentata e la qualità del servizio è peggiorata. Un altro problema che voglio portare alla vostra attenzione è quello dell'ecocentro comunale. A parte la struttura non idonea, visto che già per entrarci e scaricare i rifiuti è complicato sia per la carenza di spazio che per il suolo in terra battuta, esiste il problema degli orari, 2 ore al giorno con mercoledì chiuso, senza contare che alcuni rifiuti non possono essere depositati e bisogna di conseguenza appoggiarsi ai quocenti dei comuni limitrofi che sono ben strutturati. Sulla raccolta rifiuti noi rivedremo il calendario del ritiro, rendendolo più adeguato alle esigenze dell'utenza. Relativamente all'ecocentro aumenteremo gli orari di apertura in modo che gli utenti non debbano prendersi le ferie per portare in discarica i rifiuti ingombranti. Faremo azioni di sensibilizzazione dei cittadini per incrementare la percentuale della differenziata, per la salvaguardia dell'ambiente a beneficio delle generazioni presenti e future. Ringrazio di nuovo tutti e vi auguro una buona serata. Qualcuno ci dà una mano, è possibile ancora mettere delle sedie in mezzo, perché spiace che tutte queste persone stiano in piedi. Quindi magari grazie. Riusciamo a fare un minimo di spazio e almeno state seduti, state più comodi.
la sala è ampia, però c'è una partecipazione numerosa e di questo ovviamente ne siamo tutti contenti. Qua ci sono ancora due posti davanti. Anche lì. Di là ce n'è tre. Proseguiamo allora con Cinzia che ci parla di un'altra parte del programma. Buonasera a tutti, mi chiamo Cinzia De Bellis, ho 46 anni e lavoro nell'ambito del commercio da sempre. Sono una dipendente del Carrefour, madre di tre figli, Alessio di 16 anni, Simone 12 anni e la piccola Ida di 7 anni. Sono impegnata nel sociale che mi sta molto al cuore. Faccio parte della SD Hop Running on Lose di Chivasso. Ho deciso ugualmente di dedicare il mio tempo alla politica del paese in cui vivo da 35 anni. L'idea di candidarmi è maturata da parecchio tempo, ma non ho mai avuto l'occasione di poterlo fare. Poi un giorno Alternativa Civica me ne ha dato l'opportunità. Il mio profondo desiderio è quello di rappresentarvi con la massima umiltà e disponibilità. Mi farebbe piacere che la gente, soprattutto i ragazzi, partecipassero ai nostri progetti social, quali creare delle aree pubbliche e luoghi di interesse con connettività wifi libera, un costante aggiornamento del sito ufficiale del comune, dove si potrà interagire col cittadino, scusate, favorire uno scambio di idee con l'ente comune tramite social network come Facebook, pubblicare le sedute del Consiglio Comunale in diretta web e con le tradizionali affissioni mediante l'utilizzo di manifesti grandi, chiari e comprensibili. Il sindaco, gli assessori e i candidati saranno a disposizione dei cittadini senza appuntamento. Sono sicura che insieme non solo si potrà cambiare, ma potranno nascere tante idee innovative. Insieme si vince sempre. Vi ringrazio per l'attenzione e l'emozione. Buonasera a tutti, io sono Pierluigi Masseri, ho 37 anni, sono termoidraulico, libero professionista. Tra l'altro ti fermiamo un attimo, dovremmo fare anche gli auguri a Pier perché 37 anni è un po' più ottimo. Grazie per il esperienza ventennale nei cantieri stradali nell'ambito edilizio. Mi sono candidato perché voglio migliorare la situazione attuale di Brandizzo. Sono cresciuto e ci ho vissuto fino all'età di 25 anni. Poi mi sono sposato, mi sono trasferito a San Benigno. Tornato 2 anni fa e sono rimasto veramente scandalizzato dalla situazione in cui ho trovato Brandizzo. Purtroppo la situazione è quella di un degrado generale dalle aree verdi alle strutture scolastiche. Ho un figlio di 3 anni e mezzo che purtroppo non mi piace portarlo appunto nei nostri parchi perché secondo me sono invivibili. È necessario intervenire urgentemente alla manutenzione dei giochi delle aree verdi e ritornare ad utilizzare delle azioni preventive contro il degrado stesso. Si spende meno a prevenire che non a costruirne di nuovi, inutile che continuiamo a farne se poi comunque sia non c'è una manutenzione. Torneremo a investire nella scuola. Brandizzo deve diventare un luogo accogliente, formativo per i bambini e per i ragazzi. Abbiamo effettuato sopralluoghi in tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo di Brandizzo. E anche qui, purtroppo, abbiamo constatato un ingente degrado delle strutture scolastiche. In alcuni casi anche situazioni al limite, come il problema del caldo eccessivo della Montessori.
principalmente nei locali dormitori. Negli ultimi anni i genitori si sono rivolti diverse volte al comune chiedendo l'installazione di climatizzatori per risolvere il problema. Invece l'unica cosa che è stata fatta, hanno messo delle ventole a soffitto, che serve a poco. Continuiamo a far girare l'aria calda lì dentro e i bambini comunque continuano a soffrire. Però cuociono bene. Quello senz'altro, è vero. A puntino, ce li consegnano, sono cotti a puntino. Le elementari e le medie necessitano di un intervento di rimodernizzazione interno ed esterno, cosa che negli ultimi anni non è mai stato fatto. Dietro la scuola media c'è un campo da tennis e da calcetto, tra cui io quando ero bambino lo usavamo, ci giocavamo, anche fuori dall'orario scolastico. Qualcuno se li ricorda ancora? Sì, sì. Credo di no, perché quando li usavamo, ma ormai non li frequenta più nessuno perché sono stato manutentivo pessimo. Tra l'altro, appunto, abbiamo fatto una domanda al comune che era quella appunto del perché questo degrado e perché non fossero sistemati. La loro risposta è stata: ma perché intanto non li usa nessuno? Chiaro. Perché se continuiamo a tenerli così è chiaro che nessuno mai li userà. L'ho fatta io e la domanda agli uffici comunali, quindi la domanda c'è, vi do testimonianza, sono rimasto abbastanza sconvolto da questa. Esatto. Nessuno più li richiede, quindi non li sistemiamo. Perché più. Sistemarli? Esatto. E una cosa che attueremo anche è la Brandizzo città amica dei cani, potenziando la fruibilità delle aree dedicate esistenti, prevedendo una migliore suddivisione delle stesse e attivando una regolare manutenzione, e perché no con l'aiuto dei cittadini volontari. Creare nuove aree con distribuzione gratuiti di sacchetti, migliorare i punti di abbeveraggio e con l'aiuto delle GEV fare maggiori controlli per i trasgressori. Questo è quanto, io vi ringrazio. Buonasera a tutti, grazie della vostra partecipazione, sono Leopoldo Margherita, ho 53 anni, sono sposata e ho un'esperienza nel settore amministrativo di 20 anni. Ho deciso di candidarmi nella lista di Alternativa Civica perché vorrei migliorare Brandizzo, paese dove sono nata e cresciuta, rendendolo un paese più vivo, e non mi va che venga ricordato solo come un paese tra Settimo e Chivasso. La mia attenzione è mirata alle relazioni anziani e bambini. Bisogna trovare delle collaborazioni anche con associazioni di volontariato per iniziative tese all'incontro e alla collaborazione tra giovani ed anziani, per valorizzare l'anziano come elemento cardine di esperienza e di saggezza per le nuove generazioni. Favoriremo iniziative volte all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Creeremo un centro giovani, uno spazio di creatività e socializzazione con l'obiettivo di far incontrare i giovani per conoscersi, scambiare esperienze ed idee, stimolando la loro creatività, accompagnandoli in percorsi di crescita. Riattiveremo il progetto della Festa della Musica per le vie cittadine, come occasione di incontro per i giovani e non. Ho perso il segno. Promuoveremo il centro e la via Nicolao Cena con nuove iniziative. Creeremo nuovi spazi per anziani, sostenendo l'attività della terza età, affinché possa crescere quale luogo di aggregazione e favorire con un dialogo nuove idee e nuove iniziative. Rafforzeremo l'assistenza alle persone non autosufficienti, incrementando l'iniziativa della consegna dei pasti a domicilio per gli anziani ultrasettantenni e il trasporto anziani in ambulanza in convenzione con la Croce Rossa di Brandizzo per i cittadini ultrasettantacinquenni che necessitano dei servizi con l'AS TO4. Attiveremo il servizio di consegna dei medicinali a domicilio per gli anziani soli o diversamente abili, in collaborazione con le farmacie presenti sul territorio e le associazioni di volontariato.
Concludo dicendo che sono qui per fare del bene e spero di poterlo fare. Sono qui con questa bella squadra per portare avanti dei progetti ambiziosi e concreti, per dare un cambiamento a Brandizzo. Spero che i brandizzesi ci diano fiducia. Grazie a tutti per l'attenzione e grazie a tutti. Allora, il mio nome lo conoscete già. Per quanto riguarda quello che ha detto prima Giuseppe, sì, forse sono la candidata più giovane in queste elezioni. Sono una studentessa. Sono una studentessa universitaria, studio biotecnologie e sono all'Università di Novara. Nel tempo libero lavoro a contatto con i più piccoli. Ho deciso quest'anno di candidarmi con Alternativa Civica perché da diversi anni a questa parte ho notato un graduale decadimento del nostro paese, che mi ha portato a cercare altrove punti per me di interesse, ma sicuramente non ha portato solo me, perché come posso vedere molti miei coetanei hanno cercato i loro interessi altrove. Le scuole, i locali dove potersi divertire, i locali dove poter trascorrere il proprio tempo libero e anche in realtà luoghi dove poter trovare un lavoro. Questo mi dispiace, perché vorrei che quelli più piccoli di me possano poter crescere in Brandizzo e poterlo pensare come un paese coinvolgente e anche brillante. Vorrei inoltre che i più anziani non si debbano sentire costretti a rimanere a casa, ma vorrei che essi potessero uscire, trascorrere le loro giornate in compagnia e in luoghi a loro dedicati. Ringrazio in ultimo le persone qui di fianco a me per avermi dato la possibilità di crederci e di mettermi in gioco. Ora vi parlerò di due tematiche, una ve l'ho accennata prima ed è il question time. In secondo luogo invece vi parlerò di sostegno alle famiglie e di lavoro. L'idea di proporre un question time del cittadino parte dalla voglia e dall'esigenza di tenere aperta una finestra sull'attività dell'amministrazione e del consiglio comunale, in modo da avere la massima trasparenza sulle decisioni prese e le azioni svolte. Finestra che l'amministrazione attuale non ha voluto tenere aperta, in quanto questa è una mozione da noi proposta e bocciata. Il question time è uno strumento che permette la partecipazione del cittadino alla vita politico-amministrativa, essendo consapevoli da sempre che la vera democrazia si basa sulla partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita pubblica. Esso sarà un momento di confronto diretto e pubblico tra amministrazione, consiglio comunale e cittadini. Attraverso il question time, infatti, i cittadini potranno proporre in seduta pubblica dei quesiti inerenti all'attività politico-amministrativa dell'ente, nonché argomenti di elevato interesse sociale ed economico direttamente all'amministrazione e al consiglio, che saranno tenuti a dar risposta ai cittadini dando loro informazioni e chiarimenti su tutto ciò che concerne la vita pubblica della nostra comunità. Questo strumento è inoltre già applicato da comuni non vicini, quali Chivasso e Sessimo. Per quanto riguarda invece il lavoro e il sostegno alle famiglie, vorremmo dare un concreto sostegno alle famiglie che si trovano in una reale situazione di difficoltà economica e lavorativa, predisponendo un fondo sociale alimentato da enti istituzionali, garantendo loro i bisogni primari, quali alimentazione, acqua, gas ed elettricità. È nostra priorità sostenere attraverso le risorse pubbliche l'istruzione di bambini che vivono in condizioni di disabilità o in famiglie momentaneamente in difficoltà, per garantire loro la possibilità di andare a scuola e imparare come tutti gli altri. Vogliamo ampliare l'attività dello sportello lavoro attuando attività di consulenza per i cittadini, anche quelli alle prime esperienze, in cerca di occupazione, esponendo loro annunci lavorativi presenti sul nostro territorio, affiancandoli nella compilazione di domande di lavoro e di curriculum ed orientandoli eventualmente sulla possibilità di effettuare corsi di formazione professionale che sono offerti nella provincia di Torino. Con queste parole vi lascio la presentazione del prossimo candidato. Grazie a tutti. Prima di far cominciare Andrea, abbiamo una marea di Andrea nella lista, infatti io li chiamo per cognome, così almeno non ci sbagliamo. Volevo solo dirvi, noi siamo attualmente in questo momento in diretta su Facebook, sulla nostra pagina Alternativa Civica Brandizzo,
Come sapete, noi dal 2012 abbiamo una nostra pagina, un nostro sito internet, alternativacivica.blogspot.it, dove trovate tutte le attività che abbiamo svolto in questi anni, quindi è tutto documentato. Chiederei di fare questo magari anche alle altre liste, se hanno prodotto qualcosa in questi anni. Siamo presenti su Instagram, siamo presenti su Twitter e, come vi ho detto, anche su YouTube. Ora lascio la parola ad Andrea. Grazie. Buonasera a tutti. Sono Andrea Valperis, ho 26 anni e sono un ingegnere energetico. Sono laureato al Politecnico di Torino. Nella vita insegno in scuole professionali, insegno impianti elettrici civili, industriali, impianti fotovoltaici, termosolari e fonti rinnovabili. Nel mentre ho insegnato anche matematica al Virago, a Torino, e intanto sono anche un dipendente. Sabato e domenica lavoro in un ristorante. Per non farci mancare niente. Bravo. Metti in tasca. Portiamo i soldi a casa. Ho scelto di entrare in politica perché penso che i giovani d'oggi non siano così vicini al comune e quindi volevo avvicinare almeno il mio gruppo di amici al comune di residenza, dove viviamo da 25 anni ciascuno. E lo ricordiamo sicuramente diverso da come è oggi, no? Ho scelto Alternativa Civica perché è l'unica alternativa alla politica aziendalista degli ultimi 20-25 anni. Voi che siete qui probabilmente la pensate come me. I temi che mi stanno più a cuore, come potrete immaginare, sono le fonti rinnovabili. Quindi, come oso dire, è l'unico modo per risparmiare energia e conservarla. Quindi non produrne di più, ma cercare di conservare quella che già stiamo producendo. Il primo modo che si può attuare, e che noi attueremo, è migliorare la coibentazione di tutte le strutture pubbliche, quindi le scuole e gli edifici comunali. In secondo luogo agiremo sul condizionamento, sia estivo che invernale, per migliorare le condizioni, perché come sapete tutti i bambini che vanno a scuola non è che vivono nei migliori dei modi, soprattutto in estate. Agiremo soprattutto sulla consapevolezza dei bambini, sui ragazzi, perché bisogna imparare come sfruttare le fonti di energia che ci sono state assegnate. E questo a livello mondiale, così come anche nel nostro piccolo centro. Quindi proporremo dei programmi per analizzare la situazione di consumi e cercare di risparmiare il più possibile le fonti primarie, come l'acqua e l'energia. Vi ringrazio per avermi ascoltato e mi auguro da solo in bocca al lupo, ce ne servirà. Grazie. Buonasera a tutti. Sono Barracco Andrea, per molti in questo paese Barabba. Ho 34 anni, vivo qui da sempre, adesso anche con mia moglie e mio figlio che è il teppista là dietro che stava facendo casino prima. Quell'affarino alto 60 centimetri. Sono impiegato tecnico presso Ingenico SPA, leader mondiale nei sistemi di pagamento. Perché mi candido? Mi candido per garantire un futuro al mio paese. Negli ultimi anni, in nome del progresso, questo paese è stato sezionato e venduto, col solo scopo del profitto. L'ambiente di un paese è composto in primo luogo da chi lo abita. Bisogna uscire dalla gretta convinzione che a casa nostra finisca la porta. Molte volte, parlando con qualche amico o qualche concittadino, si finisce sempre per ricordare i bei tempi andati, i bei prati andati. Come se fosse un processo che non è inversione. Sono fiero che questo discorso non faccia parte della mia persona. Non mi arrendo e non starò seduto qui a guardare il futuro di mio figlio che viene inghiottito da una betoniera. Finalmente a Brandizzo avremo una stazione mobile e gratuita dell'ARPA, arrivata in seguito a una petizione di Alternativa Civica, che potrà monitorare le condizioni dell'aria. Scusate, cambio foto. Daremo più importanza ai percorsi ciclabili, soprattutto quello sul Parco del Po, perché è un nostro valore aggiunto, ma non viene mai calcolato. Parecchia gente deve riuscire di entrare, non si capisce mai come funziona. Incrementeremo il verde in paese, come richiede il decreto 113/92, un albero per ogni nato, per mio figlio ce n'è un baobab. era doveroso. Mi sono anche perso. Il baobab. E impiegheremo l'attuazione di lavori in difesa delle sponde e ricalibratura dei torrenti.
Miglioreremo la pulizia del paese, è facile, basta incrementare la raccolta e aumentare un po' i cestini, non uno ogni 6 km. Vogliamo anche inserire le GEV, guardie ecologiche volontarie, sono a spese della città metropolitana di Torino, ci servono, saranno a garanzia sul territorio per evitare che vengano ancora abbandonati i rifiuti in ogni angolo di questo paese. Utilizzeranno fototrappole e quindi saranno anche passibili e sanzionabili chi getterà rifiuti di multe e spero salate, perché non si può andare avanti in questo modo. In ultimo, ma più importante, avremo le sentinelle civiche, che saranno uno strumento di controllo e protezione per il paese, cittadini che avranno l'onore e l'onere di controllare piccoli quartieri. Saranno proprio i nostri occhi sul territorio con referenti e quant'altro. Sono del parere che Brandizzo deve tornare ad avere un'identità, non possiamo più essere il paese di Amazon e Decathlon. Serviranno tutti per questa operazione. Sarà importante per uscire da questa apatia e ricominciare ad apprezzarci. Prima di far parlare Rino, vi do una chicca. Nelle prossime è andato via, vero? Che se non spegnevamo, spostiamoci qua. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane usciranno, e pubblicheremo quindi online, dei simpatici video fatti in stile Le Iene, dove i nostri candidati si sono cimentati sugli argomenti del programma e con domande dirette. Sono video utili, in quanto si riesce a capire bene qual è il nostro programma per Brandizzo, ma interessanti perché fanno capire veramente a domanda e risposta i singoli candidati in che modo hanno risposto, in che modo si sono rivolti. Quindi saranno veramente interessanti e carini e li proporremo nei prossimi giorni. Passo la parola a Rino. Buonasera a tutti, io sono Rino Sinopoli, ho 57 anni e non sono un politico, perché altrimenti avrei detto di averne 40 più IVA, pur di non ammettere di averne 57. Io mi sono candidato perché ho potuto toccare con mano, purtroppo, quanto è spessa e pesante quest'aria di clientelismo che da oltre 25 anni fa da tappo a questo paese. Ho potuto vedere tante cose ingiuste, tante disparità, tante cose che potevano essere fatte bene a costo zero e non sono state fatte. Mi è capitato per le mani un manifesto, un Debian, della lista uscente. Mi è saltata all'occhio una frase e dice: se otterrò il vostro consenso, sarò il sindaco di tutti e non solo di una parte. Il comune di Brandizzo ha bisogno di tornare a essere una comunità unita. Tornare, quindi vuol dire che finora non è stata una comunità unita e non sono stati i sindaci di tutti. Non lo dico io, lo dicono loro, nero su bianco. Noi l'abbiamo solo potuto constatare in tutti questi anni. Ci sono tante cose che si potevano fare, tante scelte che potevano essere fatte in maniera diversa. Ve ne cito due. Una, il centro medico. Per il nuovo centro medico si è speso all'incirca 1.100.000 euro. Noi avevamo già un centro medico che funzionava e funzionava anche bene. Poteva essere ampliato, ma non è stato fatto. È una scelta sbagliata per una ragione, perché con quel 1.100.000 euro si potevano fare molte, molte cose molto più utili per tutti. Dobbiamo ancora capire il perché di questa scelta, anche se noi la sappiamo bene e la immaginiamo. Siamo convinti che i servizi essenziali, come ad esempio il centro medico, debbano essere posti innanzitutto in una posizione intermedia che sia raggiungibile da tutti, nel centro. Si chiama centro apposta, non è un caso. Mettere un centro medico in un angolo del paese che è raggiungibile solo per quei quattro cristiani che stanno lì e sarà un disguido per tutto il resto, per noi è una scelta sbagliata. Questa avrà anche un'altra ripercussione che forse nessuno ci ha mai pensato. Oltre alle difficoltà che incontreranno le persone anziane
quelli che hanno problemi di mobilità, perché chi ha la macchina, chi è giovane, ci può andare a piedi, in bici, in macchina, ma bisogna sempre pensare alle persone più deboli e a chi è più in difficoltà quando si fanno delle scelte che riguardano tutti. Questo avrà anche una ripercussione sulla vita del centro cittadino, per un altro motivo. Il centro cittadino deve vivere di flusso di persone. Il centro medico portava comunque un po' di flusso di persone, che magari andando al centro medico, come è capitato a me tante volte, mia moglie mi diceva: intanto che se gli vai al dipartimento piglia anche solo i pomodori, fai vivere il centro, una volta i pomodori, una volta il caffè, una volta le sigarette dal tabaccaio. Quel flusso di persone che andavano al centro medico non ci sarà più, e quindi questo sarà una mazzata, l'ultima, a un commercio che era già moribondo. Quando io poi sento parlare che sono state attuate le politiche per rilanciare il commercio, mi viene da ridere, ma mi viene da ridere per non piangere. Altro problema, la viabilità del paese. È sotto gli occhi di tutti, non ve la devo raccontare io. Chi entra ed esce da questo paese ci passa per forza di cose, ok? Il video di Amazon lo abbiamo fatto perché la convenzione di quel PEC è, vado a memoria, di ottobre del 2010. Sono passati quasi 9 anni, fra 9 anni a ottobre. E in 9 anni non hanno capito, non hanno pensato e non si sono attivati per realizzare una viabilità decente e definitiva prima che aprissero quelle attività. Passano centinaia di furgoni ogni giorno. Si sono mossi a fare una viabilità dopo che noi abbiamo iniziato a prenderli in giro sui social e abbiamo sollevato il Vespaio. E allora li sono corsi. New Jersey provvisori di qua, sembrava l'armata Brancaleone che hanno improvvisato. Per noi amministrare non significa improvvisare e poi correre ai ripari, significa pensarci prima, e non hanno alibi, perché la comproprietà di quei PEC era anche del vice sindaco, assessore alla viabilità, assessore alle grandi opere, poi cos'altro è? All'ambiente. All'ambiente, tutta un'altra serie di cose. Progettista, e non lo so, manca solo più che fosse anche il prete del paese, poi credo che c'era lui. Mai dire mai. L'educazione potrebbe spuntare. Sulla doppia rotatoria, anche lì io ho un progetto che ho visto nascere dall'inizio e mi sono potuto rendere conto man mano che andavano avanti quei lavori che il progetto originario veniva stravolto, e quegli stravolgimenti e quelle modifiche che sono state introdotte hanno snaturato tutto, l'hanno reso pericoloso. Abbiamo fatto degli esposti alla Procura della Repubblica e alla Prefettura di Torino, è venuto il Ministero delle Infrastrutture e la Polizia Stradale. Ci hanno dato ragione, hanno fatto una marea di lettere e comunicazioni per provvedere a mettere tutto in sicurezza, non hanno mai voluto fare niente ed è ancora tutto lì. Ora, quando vedo sui Debian delle propagande elettorali che penseranno alla sicurezza delle persone, alla viabilità, non so proprio cosa dire, non hanno alibi. Problemi ce ne sarebbero tanti. Il nostro programma chiaramente non è racchiuso in quei 10 punti, quelli sono le prime cose che intendiamo fare da subito e che si possono fare nell'immediato. Il nostro programma è molto più corposo, molto più articolato, naturalmente ci vuole del tempo per realizzarlo e sarebbe anche assurdo dire che ci presentiamo alle elezioni per amministrare Brandizzo in 5 anni con 10 punti, quindi il programma c'è ed è molto corposo. Intendiamo coinvolgere tutti, perché voi potete cercare con la lente di ingrandimento. In ognuno di noi non troverete un conflitto di interesse, non troverete nulla che possa ricondurre ad un interesse personale. Siamo dell'idea, mi dilungo solo un pochettino ma ho quasi finito, che chi amministra per forza di cose ogni tanto si può anche trovare nella condizione in cui quello che fa per la cittadinanza coincide anche con il proprio interesse personale.
Cosa voglio dire? Se io asfalto una via dove ci stanno 1000 persone, ma ci sto pure io, è chiaro che ho fatto un favore a 999 persone, la millesima sono io. Quindi questa è una condizione. Le condizioni che abbiamo potuto vedere forse a volte sono esattamente il contrario, cioè quando si fanno gli interessi personali ogni tanto qualcosa coincide anche con l'interesse pubblico. Noi intendiamo dare una svolta in tutto questo e abbiamo bisogno del vostro aiuto, della vostra fiducia, e se riusciamo ci togliamo da dosso quest'aria pesante e densa di clientelismo che non se ne può proprio più. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, mi chiamo Andrea Mongiovì, ho 29 anni e faccio l'operatore industriale. Mi sono candidato perché Brandizzo sia arrivato il momento di cambiare. In questi 5 anni ci avete segnalato qualsiasi genere di problema e noi abbiamo sempre ascoltato e cercato di risolvere le situazioni nei migliori dei modi. Questa sera chiedo io un aiuto a voi, aiutateci a far cambiare il paese, perché Brandizzo se lo merita. E con tutto il posto, il nostro impegno, lo miglioreremo. Grazie. Sono emozionato. La tematica che mi sta particolarmente a cuore per Brandizzo è la sicurezza. Mio padre è stato il comandante dei carabinieri di Settimo negli ultimi anni. Io stesso ho avuto l'onore, tra 2008 e 2010, di far parte di una grande famiglia, l'esercito italiano. Vogliamo potenziare la videosorveglianza, attualmente presente per contrastare la microcriminalità come furti, vandalismo e truffe. E ultimamente, negli anni, ce ne sono stati tantissimi di truffe dello specchietto e furti in casa. Inoltre vogliamo attivare un servizio di sicurezza complementare, tutte le notti e nei giorni festivi. Poi attueremo il controllo del vicinato, uno strumento di prevenzione della criminalità, con una collaborazione tempestiva tra le forze dell'ordine e la cittadinanza. È nostra intenzione fornire la disponibilità per un presidio fisso dei carabinieri forestali, visto che l'amministrazione uscente non ha dato la disponibilità. Comunque, chiunque vuole approfondire gli argomenti mi troverà in sede, in via Torino 41. Grazie di tutto, forza Brandizzo, forza Alternativa Civica. Qualcuno di voi già mi conosce, io mi chiamo Antonella Multari, sono una mamma innanzitutto di 3 bambini, una bimba di 7 anni e 2 ragazze di 11 e 19 anni. Lavoro nell'azienda di famiglia dopo 15 anni di lavoro nel settore delle telecomunicazioni e adesso mi occupo di gestire l'azienda di famiglia che si occupa di installazione e manutenzione di ascensori a Chivasso. Sono coordinatrice di Alternativa Civica da 5 anni insieme a Giuseppe De Luca, persona che stimo per la sua coerenza e per il suo coraggio nell'affrontare tematiche spesso anche spinose in Brandizzo. E ricopro il ruolo di rappresentante di classe da più di 10 anni nei vari plessi, dalla materna alle elementari alle medie, e quindi conosco bene le dinamiche correlate al rapporto tra scuole e famiglie un po' in tutte le fasce di età. In questi 5 anni abbiamo fatto un percorso per me molto importante. Posso dire con orgoglio che siamo stati pionieri di qualcosa che prima non c'era, ovvero la comunicazione costante tra il cittadino e noi, per portarlo, per fare in modo che si creasse un avvicinamento dei cittadini all'amministrazione, un percorso di trasparenza attraverso la nostra pagina su Alternativa Civica, sul blog di Alternativa Civica, sulla pagina Facebook Brandizzo dei Cittadini, che abbiamo creato proprio perché all'epoca si pensava di proporre, abbiamo proprio proposto una pagina Facebook, ed è uno dei progetti che realizzeremo una volta eletti,
una pagina di comunicazione che è diventata all'inizio dei cittadini praticamente l'URP di Brandizzo, perché non appena vengono fatte delle segnalazioni su questa pagina, magicamente vengono risolti di lì a poco da chi di dovere. La trasparenza e la comunicazione con i brandizzesi sono un percorso per noi molto importante, che vogliamo continuare ad alimentare e mantenere una volta all'amministrazione di Brandizzo. Scusate l'emozione anche un po' di tutti. Mi hanno parlato tutti per la prima volta davanti a un pubblico folto, anzi voglio comunque ringraziarvi di nuovo per essere venuti questa sera, fatemi un applauso da soli, questa sera ho sentito parlare tante volte di vogliamo cambiare, vogliamo migliorare, vogliamo, anche io ho preparato il mio discorso, ma poi sentendo le parole che sono state ripetute più volte, cambiamento, trasformazione, mi viene un po' da uscire dal seminato, perché è importante che ci sia questa voglia fra la gente di realizzare cose nuove a Brandizzo. Le cose nuove sono le vostre proposte, la pagina di Brandizzo dei cittadini spesso si confonde con, appunto, con la pagina, con l'URP di Brandizzo, ma noi vogliamo che sia proprio una... un nuovo modo di amministrare. Attraverso le segnalazioni e le proposte dei cittadini vogliamo dare voce a quelle che sono le esigenze delle persone che vivono il paese, non solamente quelle che le esigenze di quelli che amministrano il paese. Giro il foglio perché non voglio dimenticarmi le cose importanti che ci tengo a dire. La consuetudine amministrativa deve essere la comunicazione e la trasparenza, un'altra parola che è stata ripetuta parecchio, perché sui progetti che sono stati realizzati a Brandizzo, i grossi progetti Amazon e Decathlon, di tutto ciò che è stato realizzato, tutte le spese, i modi, sono stati pubblicati non nelle pagine del comune di Brandizzo, così come secondo me dovrebbe essere, ma nella pagina di Brandizzo dei cittadini e sulla pagina blog di Alternativa Civica. Trovatemi un altro posto dove facilmente il cittadino, senza andare a chiedere, a bussare, a telefonare all'assessore competente, possa avere in maniera autonoma un'informazione su come vengono spesi i vostri soldi. O trovate un altro posto dove riusciate ad esprimere un'idea e immediatamente Giuseppe De Luca non la porti tramite un'interrogazione. Abbiamo presentato 100 interrogazioni, 52 mozioni, spesso non sono state approvate. Le mozioni che sono state approvate, perché sarebbe stato, per esempio, ne porto una che mi sta particolarmente a cuore, quella del Consiglio Comunale dei Ragazzi, è stata approvata e mai attuata dall'amministrazione. Vi ricordo che abbiamo un assessore alla scuola che è anche vicaria dell'istituto comprensivo e in 5 anni non ha mai avuto modo di realizzare quella che è una mozione approvata dalla stessa amministrazione, così come le rotonde sponsorizzate e altre che sono pubblicate sulle nostre pagine Facebook. Quindi mi chiedo dove sia l'impedimento a realizzare proposte per migliorare il decoro urbano, aumentare la trasparenza e la comunicazione con i cittadini, sono proposte a costo zero. Non c'è una volontà, si sbandierano tante promesse in... purtroppo devo dire in campagna elettorale, poi non vengono mantenute. Quindi io faccio proprio un invito a voi a parlare con altre persone di quello che ci siamo detti questa sera, fare in modo che tutti quelli che hanno assistito questa sera a questo incontro possano portare la stessa riflessione nelle vostre case, nelle famiglie, con i vostri amici. Fate in modo che le persone che parlano con voi riflettono su questa cosa. Vogliamo che le promesse elettorali non rimangano tali. Noi abbiamo una squadra di persone forse non così
politiche, non mi viene un altro termine così, di esperienza politica, ma con tanta voglia di fare e fare bene, perché siamo noi stessi in primo luogo cittadini di questo paese. E quindi anche vogliamo... perché, Antonella, permettimi, sono i cittadini che devono andare ad amministrare. Noi siamo dei cittadini che vogliono andare ad amministrare il paese, non devono essere i soliti noti, certo. Gente che fa politica da 40-45 anni e forse finalmente quest'anno è andata in pensione politicamente. Sì, politicamente. Un progetto che mi sta molto a cuore è quello della riqualificazione dell'area feristica. Abbiamo proiettato delle immagini prima che rendono proprio bene l'idea di quello che sia l'idea di quello che è stato fino ad oggi, l'idea dell'uso delle risorse dei brandizzesi nel concetto di manutenzione e della possibilità di rendere usufruibili a tutti le strutture che paghiamo. Spesso sono strutture chiuse la maggior parte dell'anno e vengono utilizzate per qualche festa, compleanni, qualche manifestazione, diciamo durante la festa di San Giacomo, diciamo che le feste qua a Brandizzo, dove finalmente la gente riesce a appropriarsi del territorio, uscire nelle strade, conoscersi, socializzare, sono la festa della zucca, la festa di San Giacomo. Per il resto del tempo la domenica si esce e si dice: dove andiamo? A Torino, Settimo, Chivasso? Perché a Brandizzo c'è nulla quasi da fare, se non in queste due occasioni. Noi vogliamo trasformare drasticamente questa, fare proprio un'inversione di marcia, fare in modo che Brandizzo diventi un luogo piccolo ma studiato per le persone che ci vivono, progetti fatti, calzati, cuciti su misura, per, senza togliere la ruralità che comunque è un valore aggiunto, è il nostro piccolo, siamo ancora un paese rurale, ma questo è anche il bello di Brandizzo. Quindi adesso non mi annoio più con tutto il resto che devo dire. Progetti li ascolterete, vi stufferete di ascoltarli, nei prossimi giorni saranno pubblicati sulle nostre pagine. Invito voi a darci fiducia e proprio parlare con le altre persone affinché ce la diano. Se volete realmente cambiare Brandizzo, abbiate il coraggio di iniziare voi stessi con il vostro voto il cambiamento. Grazie. Allora, io non vi ripeto tutto quello che ho detto prima, perché sennò ovviamente adesso mi menate. Volevo ringraziare tutti per la vostra presenza, siete tutti delle persone speciali, ma in mezzo a queste persone speciali, oltre alla mamma che è sempre la persona più speciale del mondo per ognuno di noi, volevo presentarvi poi anche una persona che è un amico, un grande amico, è una persona che è l'icona nazionale per la lotta alla criminalità organizzata. Ha pagato a caro prezzo il suo coraggio, ha sacrificato se stesso, la sua attività, la vita della sua famiglia e dei suoi cari. Vive da 25 anni sotto scorta. Con le sue azioni ha mandato in galera dei magistrati corrotti, dei politici, e ha subito attentati, ha subito ogni sorta di ingiustizia, è stato privato di una parte importante della sua vita, lui e i suoi familiari. Però è un uomo che ammiro, perché è stato disposto a pagare questo caro prezzo pur di non abbassare la testa. Ed è Pino Masciari, che ringrazio di averci onorato della sua presenza. Soprattutto sono contento perché stavolta ho azzeccato la serata, perché una volta gli ho dato un appuntamento a Settimo
L'ho fatto uscire con la sua scorta, poi era la sera sbagliata. E domani sera presenterà un video che racconta un po' la sua vita, però lascio che sia lui a raccontarcelo. Io ti ringrazio, Lino. Ringrazio Lino, è un amico, e ringrazio tutti voi. Io non sono un politico, l'avete capito, però ecco, io ammiro i politici che lo fanno con amore, con passione, i politici che danno più che ricevere. Oggi invece gran parte della politica va lì perché vuole diventare qualcuno, siete di potere. Avete sentito sempre parlare, io vedo i giovani, adesso parlo dei giovani, perché io sono venuto più volte qua, ci passo. Non è vero, deve venire appositamente una persona, perché qui Brandizzo si sente poco, voglio dire, è un territorio rurale, come si sentiva parlare, dove apparentemente c'è tanto silenzio. E io ho paura quando sento troppo silenzio, sa? Ho paura perché il silenzio è sinonimo di omertà. Vedete, le mafie, la 'ndrangheta, e io ho denunciato i posti delle quattro province e le sue corruzioni. Io ero un grande imprenditore, uno dei più grandi imprenditori della Calabria, con cantiere anche all'estero. All'estero sono giunto dopo la caduta del muro di Berlino, avendo centinaia di operai già all'estero che mi lavoravano lì, sia a Trieste, a Berlino. E da grande imprenditore ho fatto quello che dovrebbe fare una persona normale, una persona onesta, dinanzi a delle richieste, ho detto no, denunciandole. E lì è iniziato il calvario. Prima di tutto, ecco, la 'ndrangheta. La 'ndrangheta non se ne è mai parlato, solo poco, qualche decennio che si parla di 'ndrangheta. Eppure qui c'è stato un comune, uno dei primi comuni del nord sciolto per 'ndrangheta, Bardonecchia. C'è stato qui un assassino importante, un omicidio importante, il quale il procuratore Bruno Caccia. Ma ahimè, come mai che ha attacchito qui talmente tanta, è attacchita per il semplice fatto che qui tra gli anni 90, tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, ci sono stati solo a Torino, per parlare della provincia, oltre 37 sequestri di persone. Però noi parlavamo solo di Cosa Nostra, terrorismo, il terrorismo naturalmente e va contro le istituzioni. Diciamo che manifesta un pensiero contro le istituzioni perché vuole un cambiamento delle istituzioni. Le mafie, la 'ndrangheta, Cosa Nostra, fanno affari con le istituzioni, perché attraverso loro, ecco, acquisiscono potere. E come lo fanno? Insinuandosi all'interno delle istituzioni. Ma come mai è stato sottovalutato e solo nel 2011 qui si scopre che c'è la 'ndrangheta? Con l'operazione Minotauro. Prima di allora, Torino. Addirittura qualcuno, abbiamo visto noi, il sindaco di allora pro tempore di Torino, come quello di Milano, quando si diceva nella relazione della Commissione parlamentare antimafia, adesso mi sfugge il nome, il presidente allora diceva che qui esisteva la mafia, la 'ndrangheta, era radicata la 'ndrangheta, ma il problema era solo Cosa Nostra. Perché l'altro angelo non faceva rumore, operava nel silenzio, perché solo con il silenzio si trova consenso. Mica sono gente stupida, è gente preparata, è gente che lo fa come mestierante, non va in ferie né mai, lavora sia di Natale che Capodanno, di Pasqua, loro sono sempre operativi.
hanno una dedizione nella loro attività illegale che lavorano 24 ore al giorno, in qualunque momento sono sempre presenti. Chi allora, chi è non è presente? È lo Stato istituzione. E perché non è presente? Perché qui l'allarme c'è stato, i sequestri ci sono stati, è stato sottovalutato. Ma è stato sottovalutato per negligenza o perché è stato voluto? Questo non è... È da capirlo ancora. La trattativa Stato-mafia ci dice qualcosa. Ma tanti misteri abbiamo avuto in Italia, ci dicono tante cose. Ma effettivamente, si è mai dichiarato guerra alle mafie, all'illegalità. Oggi forse è difficile pure. È difficile perché sono talmente istituzionalizzate che sono diventate mafie imprenditrici. Mafia imprenditrice che, io vi dico solo questo, al sud il 20-25% della popolazione è assunta dalla mafia imprenditrice mafiosa, da illegale diventata legale, e qui nel nostro territorio non è che sia diversamente. Non è il 25%, ma un buon 15% a livello nazionale sono le mafie illegali, legalizzati, che pagano le tasse per quel poco che possono pagare, ma dando lavoro, il lavoro è la cosa essenziale che manca in un paese, un territorio. Il lavoro è fonte di sicurezza, il lavoro è tutto. Se c'è lavoro c'è più legalità, non c'è bisogno che il ragazzo vada a commettere un'azione se c'è il lavoro, perché con il proprio guadagno, col lavoro, può permettersi determinate cose, e così via via. Se c'è lavoro, c'è legalità, e quindi noi possiamo essere liberi pure. Oggi non siamo un popolo libero noi, oggi noi siamo un popolo ricattato. È vero, ricattato perché il lavoro, i giovani hanno paura. Hanno paura pure di completare gli studi, perché dice, poi che faccio? È meglio ritardare qualche anno in più, perché la paura ci rende deboli. E quindi noi vogliamo una società diversa. Mi è piaciuto nei programmi, secondo punto, sicurezza, e poi quell'altro ragazzo che parlava di legalità. È importante questo. Il cittadino adesso ha bisogno di un punto di riferimento, ha bisogno di essere coccolato, non basta solamente il voto e finisce lì. No, il cittadino ha bisogno di essere coccolato, i giovani vogliono i loro spazi e gli anziani non dobbiamo dimenticarli, perché loro hanno lavorato per noi e adesso è arrivato il momento che noi diamo qualcosa a loro pure. Ecco, con questo io vi dico, siete una bella squadra, siete giovani e potete essere fieri di avere un paese ancora che non è arrivato alla cronaca. Però io vi dico, mantenetelo sano, pulito, perché c'è bisogno di questo. Questa è la vera ricchezza di un paese, di un territorio. La ricchezza è mantenere usanze e tradizioni, ma proiettato nel futuro. Perché oggi i tempi sono... Dice, i tempi non sono lontani, le distanze si sono accorciate, ai tempi pure. Quindi buon lavoro a voi, buon lavoro. E io quando sono chiamato, perché io vivo a Torino e sono una delle persone più insignite di cittadinanza onoraria d'Italia. Ho avuto tanti riconoscimenti, ma la dice lunga questa, da grande imprenditore io, dal 1994, dal momento in cui ho denunciato, io non lavoro più. No, non lavoro più. Il lavoro significa anche dignità all'uomo, all'essere padre, all'essere uomo. Ma non mi sono mai arreso, perché al mio fianco ho avuto una grande donna, sono dovuto fuggire di notte con due bambini piccolini che avevano 1 anno e 2 anni. Lasciando mia mamma e i miei fratelli
così, senza aver detto nulla. E cosa avevo fatto di male? Ero un imprenditore diverso dagli altri, un imprenditore onesto, per bene, che non voleva pagare. Ho fatto condannare magistrati, ho fatto condannare boss mafiosi, delinquenti, criminali, ma la mia vita cos'è stata? Oggi c'è stata un'interrogazione parlamentare l'altro giorno, dicono che l'unico rischio che io possa avere, ed è condiviso da tutti, è quello che io vado in pubblico, vado nelle scuole, nelle università, ovunque sono chiamato a portare quei valori fondamentali e importanti per la nostra Costituzione e per i nostri giovani. Ecco, quel coraggio di dire a testa alta, noi vediamo l'Italia più legale, più sicurezza, un mondo diverso, un mondo fatto di lavoro. Lavoro, legalità è uguale alla libertà. Grazie a voi. Domani sera alle 18. No, sì, alle 18. Vabbè, al Cinema Massimo ci sarà un video fatto da una regista, si chiama Monica D'Alessandro, dall'attore anche Alessandro Haber, e dove io ci sono, Pino Masceri, e quindi farò parte pure io, una piccola cosa, e poi ci sarà il dibattito, ma io ne faccio della quotidianità. Mi fa piacere se volete venire, anche lei, ecco, mi auguro che poi verrò a trovarvi sotto altre vesti, quindi il mio ufficio, il mio auguri è questo, e se volete venire mi fa piacere, circa massima alle ore 18. Noi siamo stati onorati della tua presenza e della tua testimonianza in particolare. Oh, grazie. Grazie ancora. Invito solo Ettore a proporre il facsimile della scheda, perché siamo arrivati al termine della serata. Quello che vi posso dire io è una cosa semplice: le altre due liste le avete già provate, hanno già amministrato Brandizzo negli scorsi anni. A noi non ci avete ancora provato e credo che sarebbe opportuno provare un'amministrazione diversa, perché abbiamo tanta voglia di fare per il paese, ma ascoltando i cittadini. Se veniamo eletti non ci chiudiamo in comune come qualcun altro, dove poi bisogna andare a bussare alla porta e quando una persona chiede un appuntamento passa anche un anno, perché se sei loro amico ti ricevono, se non sei loro amico non ti ricevono. Noi riceveremo tutti, perché tutti i cittadini sono uguali. E saremo io il sindaco e loro consiglieri e assessori di tutti i cittadini e per tutti i cittadini. Scusa. Mi spiace, ma un discorso c'è scritto che adesso riuniranno tutto, te l'ho letto. Riuniremo la comunità. Bene, allora, vi facciamo solo vedere la scheda, il facsimile di scheda. La scheda per le elezioni comunali sarà la scheda azzurra. Le liste presenti, come vedete, sono tre e noi siamo la terza. Come si fa per votare? Innanzitutto, alla base è fare tracciare una croce sul simbolo di Alternativa Civica. Questo è fondamentale per evitare che il voto vada disperso. In secondo luogo, si possono mettere due preferenze e possono essere per un uomo e per una donna. Quindi potete mettere il cognome o il soprannome che abbiamo messo, quindi chi è che ha il soprannome? Pier, Barabba, Rino, perché Rino, il suo vero nome, diciamo, all'anagrafe è Prospero, ma tutti lo conosciamo per Rino. E quindi... segreto di Stato, non lo dice, non lo dice. Ero riuscito a tenerlo nascosto. Giustamente, nei tabelloni elettorali vedrete i reali nomi. Anche Antonella, all'anagrafe è Antonia, ma nessuno la conosce come Antonia. È la lista della trasparenza.
Quindi si può dare una preferenza per un candidato uomo e per una candidata donna della lista nelle due righe sottostanti al mio nome, che è già prestampato e a fianco al logo di Alternativa Civica. Non mi resta che invitarvi a coinvolgere altre persone, perché riusciamo a vincere solo se coinvolgete altre persone. Perché sradicare quello che ormai è presente da 40 anni ed anche ultimamente da 25 anni è davvero difficile, perché certe persone, certi interessi sono veramente radicati sul territorio. Quindi andate in giro per il paese, diffondete questo messaggio. Nei prossimi giorni cominceremo con la distribuzione del programma, che è un programma molto lungo, impieghevole di 12 pagine. Tutti i candidati avranno anche quelli che vengono definiti santini, non perché hanno l'aureola, sono tutti bravissimi, se la meritano l'aureola, ma si chiamano in gergo santini perché sono dei bigliettini da visita dove con il loro invito al voto, con la loro foto e con il loro cognome. Mi sono dimenticato qualcosa? Sì, no, continua a adesso tenere. Champagne. Ricordo ancora solo gli ultimi appuntamenti. Il venerdì 17 maggio avremo un pomeriggio per bambini e famiglie, e dalle 4, diciamo, in avanti, 3 e mezza, avremo animazione e intrattenimento per i bambini, ci sarà merenda per offerta per i bambini, tutta bimbi. All'area fieristica. Verrà anche l'associazione Terra Amici per la stampa a fare delle attività con i bambini portando anche gli animali, e alle 21 faremo poi la serata giovani con musica e intrattenimento. Il venerdì 24 maggio, presso sempre l'area fieristica, la chiusura della campagna elettorale sarà Giorgio Ricca che ci tratterà compagni di gruppo e adesso, dopo ringraziarvi ancora una volta per essere intervenuti, vi invito al nostro piccolo buffet, se quest'ora viene da fame e oltre che sonno, e trovate da bere qualche cosa di dolce di salato al fondo della sala. Grazie a tutti ancora. Ringraziamo anche Ettore Goffi, che sta, lo vedete sempre all'opera, sta facendo questa seconda, quindi un supporto davvero importante. Grazie a tutti della presenza, siete stati davvero numerosi e ci avete anche commosso, almeno a me personalmente.